Nell'ultimo anno in tre hanno spento oltre 300 candeline, numeri mica da ridere in un paese di neppure 9.000 abitanti che della longevità sembra voler fare un cavallo di battaglia. Si vive bene pure a lungo a Villa Castelli, dove il 2021 ha regalato tre compleanni davvero speciali. Lo scorso dicembre i compleanni sono stati addirittura due. Il 21 dicembre la comunità ha festeggiato infatti i 101 anni del signor Giovanni Schiavilla. Un esempio di vita, vita vera, un po' per tutti, perché Giovanni ha ricevuto la terza dose del vaccino proprio in questi giorni. Schiavilla ha preso parte alla Seconda Guerra Mondiale in giro per l'Europa, rientrando a Villa Castelli nell'aprile del 1947 dopo 6 anni, e dire che lo davano per disperso. Tanti auguri anche alla signora Maria Vincenza Solito, conosciuta da tutti come Vincenzi Funcicchio, che lo scorso 6 dicembre ha spento pure lei 101 candeline. Ha vissuto la sua vita tra i campi, lavorando sin da giovane come fattora presso una masseria del posto, e in paese tutti la ricordano in giro con il suo mini cariffo. E come dimenticare la più giovane signora Vita Maria Gianfreda, che lo scorso maggio ha spento 100 candeline, una vita sui campi, per nonna Vita. Vita che scorre come il tempo, come le generazioni di una città, Villa Castelli, dove si vive bene e a lungo, alla faccia del Covid e della pandemia.